Buonasera a tutte e a tutti, grazie mille. Io mi chiamo Vittorio Cipolla, sono un ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa. Mi occupo di argomenti che riguardano la progettazione degli aerei e in particolare insegno nell'ambito del curriculum strutture all'interno del corso di laurea di Ingegneria Aerospaziale. E nella presentazione che oggi vado a fare, illustrerò, diciamo, in maniera abbastanza sintetica gli argomenti principali di cui mi occupo nell'ambito delle mie attività di ricerca. Chiaramente il settore, il campo dell'aeronautica è un ambito nel quale viene facilmente, diciamo, riscontrato un grande successo, un grande fascino. Io spero che con questa presentazione sarò in grado, ecco, di alimentare l'interesse di quelli di voi che sono già in qualche modo affascinati da questo mondo, oppure di far nascere un interesse in quelli che ancora non si sono avvicinati. In ogni caso, ecco, mi auguro che passerete una piacevole oretta, ecco, ascoltando le mie parole e che siano anche in qualche modo d'aiuto per interrompere questa strana routine che adesso in qualche modo ci costringe a stare sempre in casa davanti a un computer. Quindi mi auguro che troviate questa presentazione di vostro interesse e vi invito a fare quante più domande possibili. Partiamo subito. Allora, il titolo della presentazione appunto è il Tramplane, un velivolo innovativo per lo sviluppo green del trasporto aereo. Prima di entrare nel merito di che cosa vuol dire Tramplane e perché favorisce questo concetto, favorisce lo sviluppo ecosostenibile, potremmo dire in italiano, del trasporto aereo, diamo un po' il contesto di quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro dell'aviazione. Ecco, diciamo che come è accaduto in passato, il mondo dell'aviazione oggi si trova a dover affrontare varie sfide, le quali portano con sé sicuramente delle opportunità per il futuro. Andiamo a vedere un po' quali sono gli elementi principali che contraddistinguono questo scenario. Innanzitutto, il primo elemento da considerare è il forte aumento dei passeggeri che è stato registrato negli ultimi decenni. Chiaramente con la pandemia del Covid-19 questi andamenti hanno cambiato segno, diciamo, molto rapidamente. Quello che è stato osservato però negli anni fino, diciamo, al 2019 è stato un incremento molto rapido del numero di passeggeri con un ritmo tale da portare in circa 20 anni addirittura al raddoppio dei passeggeri. In questa slide che vi faccio vedere, vedete questo grafico in rosso che mostra i dati rilevati nel 2012, quindi già, diciamo, di qualche anno fa, espressi in termini di numero di passeggeri per anno, divisi sulle varie tratte che tipicamente vengono coperte dai velivoli da trasporto passeggeri. Vedete che c'è un forte picco intorno alle tratte di circa 1 migliaio di chilometri, quindi le tratte che possiamo definire brevi. Via via che aumentiamo la tratta, questo numero di passeggeri che le percorre tende a diminuire. Ecco, fino a qualche anno fa le previsioni ci dicevano che nell'arco di 20 anni questo numero di passeggeri sarebbe addirittura raddoppiato o anche di più in alcuni casi, come vediamo qui, nel caso appunto delle tratte di circa 1 migliaio di chilometri. Chiaramente non è più possibile parlare di una finestra temporale di 20 anni perché l'effetto della pandemia ha fatto sì che questo ritmo rallentasse, per cui dobbiamo immaginare che ci sarà un ritardo, ma prima o poi questa cosa accadrà, per cui in qualche modo abbiamo una sorta di tregua, ecco, nel dover agire per
tempo rispetto a questa tendenza, ma prima o poi questo aumento ci sarà. Le tratte che qui ho riportato sono quelle appunto che vanno dalle cosiddette dal corto raggio al medio raggio, quindi che vengono tipicamente coperte con aerei come quelli che vedete qui in figura. A sinistra un tipico aereo definito regionale, che ha una capienza di circa 50 passeggeri o anche 70 passeggeri, con motori a turboelica, li riconoscete appunto dalla presenza delle eliche. Invece per tratte più lunghe, quelle che tipicamente vengono definite di medio raggio, vedete degli aerei molto più simili a quelli che probabilmente avete utilizzato anche in qualche viaggio, che sono appunto caratterizzati da una maggior capienza fino a circa 200 passeggeri e da motori a getto. Un altro aspetto da considerare insieme a questo trend di crescita dei passeggeri è quello che accade a livello invece di numero di aeroporti disponibili. Ecco, facendo diciamo anche qui le stesse premesse per quanto riguarda l'effetto della crisi pandemica, è evidente invece che c'è un andamento molto diverso per quanto riguarda il numero delle connessioni, cioè qui in questo grafico vedete più o meno gli stessi dati riportati però in termini di numero di aeroporti che vengono coinvolti negli scambi, appunto nella movimentazione dei passeggeri. Ecco, e la curva del 2012 con quella invece proiettata al 2032 più X anni, quelli che saranno, lo scopriremo. Sono molto differenti. Questo vuol dire che andiamo incontro a uno scenario di forte congestione degli aeroporti. Ci saranno tante più persone che vorranno viaggiare utilizzando l'aeroplano, ma andranno in qualche modo ad aumentare la pressione sui singoli aeroporti. E questo chiaramente non è un discorso che si limita al numero di persone che dovranno utilizzare gli aeroporti, ma anche il numero di aeroplani che dovranno quindi operare all'interno degli stessi spazi. Non aumenterà il numero degli aeroporti, ma non aumenteranno significativamente neanche le dimensioni degli aeroporti stessi. E questo perché, come probabilmente anche la vostra esperienza vi dice, gli aeroporti si trovano già spesso all'interno delle aree urbane e quindi pensare di espandersi, di crescere in dimensioni, è una cosa che più delle volte risulta davvero impossibile. Un altro aspetto da considerare è l'obiettivo del trasporto aereo, il principale obiettivo che adesso il trasporto aereo si va ponendo, cioè quello della cosiddetta carbon neutrality, ovvero ridurre fino ad eliminare del tutto le emissioni di CO2 e di altri agenti anche inquinanti in atmosfera. Quanto è importante, diciamo, questo aspetto? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare a guardare un po' quelli che sono i contributi dati dal trasporto aereo alle emissioni di CO2. Se ad esempio torniamo indietro di qualche anno e prendiamo i dati del 2017, quello che osserviamo è che nella sola Europa il contributo dato dal trasporto aereo alle emissioni di CO2 sono circa il 4%. Non è una percentuale altissima, sebbene non trascurabile, ma in realtà è più importante guardare questo dato relativamente al solo settore dei trasporti. L'aeroplano risolve il problema di movimentare persone e merci e quindi è giusto andare a confrontarlo con altri mezzi di trasporto e quindi all'interno di quell'ambito. Ecco, se facciamo lo stesso calcolo in termini di CO2 emessa, vediamo che questa percentuale è abbastanza importante, arriva fino a circa il 14%. Per cui riuscire a introdurre nuove tecnologie, nuovi approcci che portino a una riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito del trasporto aereo è qualcosa che poi effettivamente paga in termini di benefici ambientali. Quello che i vari esperti hanno previsto è che senza alcun intervento, quindi mantenendo l'attuale stato dell'arte, sia per quanto riguarda la tecnologia che per quanto riguarda le operazioni, quello che vedremo è che con un arco temporale più lungo, quindi fino al 2050, il quantitativo di emissioni tenderà addirittura a triplicare.
E quindi la politica europea, ma questo è un discorso che possiamo estendere a tutto il mondo, si è data degli obiettivi, e in particolare l'ultimo aggiornamento è quello che rientra all'interno del documento chiamato European Green Deal, che spesso abbiamo sentito nominare, con una riduzione, dove l'obiettivo principale è ridurre le emissioni di carbonio fino addirittura al 90% rispetto a diciamo l'epoca degli anni 90, ecco, quindi i dati di riferimento sono presi dagli anni 90. Quindi 90% comunque una percentuale molto, molto importante. Rispettare l'ambiente non vuol dire solo emettere meno sostanze in atmosfera, ma vuol dire anche ridurre il rumore. Anche da questo punto di vista è necessario immaginare che per la vivibilità delle zone limitrofe agli aeroporti sarà necessario ridurre o perlomeno contenere il rumore emesso dai velivoli, il tutto però all'interno di un contesto dove abbiamo già detto ci sono forti spinte per l'aumento del traffico dei passeggeri. E quindi le direttive europee riassunte nel documento chiamato Vision 2050 prevedono da un lato di poter gestire questo aumento di capacità, quindi fino a 25 milioni di voli all'interno dell'Europa, rendere questo sistema appunto di connessione particolarmente efficiente, ecco il target per essere molto pratici, è quello di arrivare a limitare a 4 ore il tempo necessario per spostarsi da un punto dell'Europa a un altro punto qualsiasi all'interno del continente. Il tutto però cercando appunto di preservare anche l'impatto acustico del trasporto aereo, con una riduzione come obiettivo appunto fissato pari al 65% dell'inquinamento acustico rispetto ai livelli che sono stati registrati negli anni 2000. Quindi vedete sfide molto contrastanti, no? Aumento di passeggeri, aumento della capacità, ma dall'altra parte riduzione dell'inquinamento, riduzione dei consumi, riduzione del rumore. Quali sono gli elementi che invece caratterizzano le novità, ecco, dal punto di vista tecnologico? Beh, innanzitutto c'è un aspetto che riguarda le nuove forme di mobilità. Spesso, io direi quasi tutti i giorni, ci sono notizie che riguardano l'introduzione di nuove tecnologie che permetteranno, in maniera diversa rispetto a quanto non si faccia oggi, lo spostamento sulle tratte brevi e brevissime, direi. Quindi sia all'interno del contesto urbano, attraverso innovazioni tecnologiche che rientrano sotto diciamo, la voce Urban Air Mobility. Qui vedete l'esempio di un prototipo costruito da Airbus, che è uno dei maggiori costruttori di aerei al mondo, dove fondamentalmente c'è un po' un incrocio tra i droni multicotteri di piccole dimensioni e un velivolo invece di più grandi dimensioni come potrebbe essere un elicottero, ma anche oggetti che sono un po' più tradizionali, come aerei di piccole dimensioni, che qui vedete in questa slide, dove invece la novità è la tipologia di propulsione, quindi in questo caso quella elettrica, che chiaramente porta a una riduzione immediata delle emissioni in atmosfera. Velivoli piccoli come questo che qui vedete sono oggetto di studio e anche oggetto di test, ci sono dei prototipi che sono già in fase di test e di certificazione e che puntano a trasportare un numero limitato di passeggeri fino a un massimo di 19 per spostamenti che possiamo definire all'interno dei territori regionali, quindi siamo nell'ordine di qualche centinaio di chilometri sotto il migliaio di chilometri in ogni caso. Questo è un aspetto molto, molto interessante e che viene in qualche modo reso possibile grazie alle nuove tecnologie e soprattutto all'introduzione della propulsione elettrica nei velivoli di piccole dimensioni. Non solo.
nuovi carburanti, nuovi sistemi propulsivi non si possono applicare soltanto a velivoli di così piccoli, ma possono essere estesi anche a velivoli di più grandi dimensioni. Quello che vedete qui a sinistra, ad esempio, è il risultato di uno studio fatto per velivoli che prima abbiamo definito di categoria regionale, quindi per un trasporto di circa 50-70 passeggeri, in cui, come nelle automobili, viene introdotto un sistema di propulsione ibrido elettrico, quindi con motori a combustione interna come quelli tradizionali, ai quali si aggiungono invece dei motori a propulsione elettrica. E quindi vedete anche che nascono delle architetture diverse, dove troviamo molti motori a elica che vengono appunto gestiti e dal sistema elettrico e dal sistema termico. Un'altra alternativa che è valida soprattutto per velivoli di più lungo raggio è quella di utilizzare come carburante l'idrogeno liquido. Idrogeno liquido che viene bruciato all'interno dei motori termici al posto del kerosene e chiaramente con un impatto ambientale notevolmente ridotto in quanto vengono completamente annullate le emissioni di anidride carbonica in questo caso. Un altro aspetto molto interessante sono le nuove architetture di velivolo. Fin qui abbiamo sempre parlato di tecnologie che vengono applicate a aeroplani che hanno grosso modo le stesse caratteristiche e soprattutto la stessa architettura. Ma dai primi anni 70 e forse anche prima, i maggiori enti di ricerca e anche i costruttori di velivoli hanno puntato la loro attenzione al possibili alternative. Qui vedete alcuni dei casi, diciamo, più rappresentativi di studi fatti nell'ambito dell'industria su velivoli che hanno, senza diciamo entrare troppo nel dettaglio, delle forme che sono assolutamente diverse da quelle che normalmente conosciamo. Parleremo più nel dettaglio a breve poi di questo aspetto qui. E infine le nuove metodologie di progetto. È chiaro che nel momento in cui tutte queste novità confluiscono in qualche modo sul tavolo del disegnatore, dell'ingegnere, del ricercatore, è chiaro che c'è la necessità di gestire tutte queste informazioni con strumenti innovativi che siano in qualche modo diversi da quelli che abbiamo utilizzato fino ad oggi. E quindi c'è un ampio spazio per la ricerca e per lo sviluppo allo scopo di andare a studiare, comprendere e alla fine anche di implementare questi aspetti innovativi e trasformarli quindi da idee a realtà. Chiaramente tutto quello che vedremo nel futuro dipenderà in qualche modo dal bilancio che c'è tra la percezione di questi elementi come sfide oppure come opportunità. Qui ho riportato una frase celebre di Einstein che ci ricorda che è in mezzo alle difficoltà, è in mezzo ai problemi che si nascondono le opportunità. Nel momento in cui siamo in grado di trovare la soluzione a uno di questi problemi, ecco che abbiamo appunto l'opportunità, l'occasione di portare avanti le nostre idee, di portare avanti lo sviluppo e il progresso. Qual è stata finora, diciamo, la risposta? Cerco di dare un po' un quadro a livello europeo perché è quello che conosco meglio, ma anche in altre parti del mondo, chiaramente, sia l'accademia sia l'industria hanno reagito rispetto a questo scenario così invitante, evidentemente. Ecco, in Europa sono stati lanciati vari programmi, alcuni a, diciamo, vocazione più industriale, come il programma Clean Sky che qui vedete in questa figura. Sulla destra, densa di elementi innovativi che sono stati introdotti nell'arco di questo programma che dura da decenni. A sinistra invece il programma Horizon 2020, un programma che invece appunto è più vocato alla ricerca e all'interno del quale sono stati poi sviluppati dei concetti anche molto più dirompenti
rispetto a quelli che magari vengono affrontati in tema industriale. Nell'ambito di questo contesto si inseriscono anche le attività che mi hanno visto, diciamo, partecipe all'interno del gruppo di ricerca dell'Università di Pisa, e in particolare per tutto ciò che riguarda l'introduzione di architetture innovative o non convenzionali, come le potremmo definire. In particolare, quella di cui adesso vi parlerò in maggiore dettaglio è l'architettura che noi a Pisa chiamiamo Plantplane, ma più in generale viene chiamata architettura Boxwing, e vedremo a breve per quale motivo. Prima di arrivare a descrivere che cos'è il Plantplane e perché nasce, facciamo una breve premessa su quello che è l'obiettivo, in qualche modo, di tutti quanti. Sia che siano soggetti industriali o appartenenti al mondo della ricerca, e nel momento in cui si approcciano al problema del trasporto aereo, ovvero la riduzione della resistenza aerodinamica. Che cos'è la resistenza aerodinamica? Beh, innanzitutto partiamo dicendo che qualunque corpo si muova all'interno di un fluido, come ad esempio l'aria, è soggetta ad una forza di natura aerodinamica. E quando parliamo di aeroplani, le componenti di questa forza vengono tipicamente suddivise in questo modo qui. La forza di portanza, che è quella che letteralmente ci fa volare, è quella che rende possibile il volo perché contrasta, la forza peso. La forza di resistenza, che, tra virgolette, è il prezzo da pagare perché agisce sempre nella stessa direzione, del moto, quindi allineata, diciamo, con la nostra velocità, ma sempre in verso opposto. Quindi, qualunque sia la forma del corpo, per quanto aerodinamico sia il suo design, comunque sarà soggetto ad una forza di resistenza che dobbiamo contrastare con la spinta dei motori. Questo è vero per un'aeromobile, ma è vero anche per un'automobile oppure per una barca a vela. In ogni caso, abbiamo bisogno di qualcosa che produca della spinta per vincere la resistenza. Chiaramente produrre spinta vuol dire consumare energia, sia essa derivante da un sistema elettrico o da un sistema motore termico, quindi alimentato con del carburante. Evidentemente è lì che sta il nostro prezzo da pagare per poter volare. E infine una forza laterale che, diciamo, è presente quando siamo in condizioni di volo cosiddette non simmetriche, ad esempio in caso di vento laterale. Questa per il momento la mettiamo da parte, non ci interessa. Quindi l'obiettivo, come ho detto, è quello di ridurre la resistenza aerodinamica, più precisamente ridurla a parità di portanza, cioè noi vogliamo comunque essere in grado di volare, per cui dobbiamo andare a massimizzare il rapporto che tipicamente viene chiamato efficienza aerodinamica, il rapporto tra portanza e resistenza. Entrando leggermente, diciamo, un po' di più nel dettaglio, da cosa dipende la resistenza? Beh, dipenderà da molti fattori. Il primo tra questi potremmo definirlo l'aerodinamicità del nostro corpo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che possiamo essere in presenza di un corpo come quello di un, appunto, come un profilo aerodinamico, il profilo di un'ala, che appunto definiremmo corpo aerodinamico, e che ha la caratteristica di essere affusolato in maniera tale che lasci dietro di sé una scia molto sottile, oppure viceversa può essere un cosiddetto corpo tozzo, ovvero un corpo che lascia dietro di sé una scia di ampiezza notevole, diciamo paragonabile alla larghezza del corpo stesso. Ad esempio, qui vi ho riportato un aliante che è diciamo il simbolo dell'aerodinamicità per quanto riguarda i velivoli, e invece un test in galleria di una motrice, di un camion, che anch'essa viene studiata dal punto di vista aerodinamico, ma chiaramente si comporta come un corpo tozzo. Un'altra importante voce che costituisce la resistenza è l'attrito tra l'aria e le superfici esposte. Maggiore è la superficie esposta del nostro corpo, quindi che sia un corpo aerodinamico o un corpo tozzo, questa produrrà dell'attrito. Un'altra invece forma di resistenza, probabilmente meno intuitiva, è quella legata ai vortici che vengono rilasciati nella scia.
Questo fenomeno si osserva al passaggio degli aerei all'interno di nuvole o fumo e ha appunto la caratteristica di presentare queste strutture vorticose che portano l'aria ad arricciarsi intorno alle estremità alari. Questo è un fenomeno che è direttamente conseguenza del fatto che l'ala deve sviluppare della portanza e poiché per sviluppare portanza è necessario che la pressione che è sotto l'ala sia maggiore di quella che è sopra l'ala, all'estremità alare si crea un passaggio d'aria, quindi l'aria cerca di girare intorno allo spigolo costituito dall'estremità alare, generando dei vortici nella scia. Sicuramente avete notato che la maggior parte degli aerei da trasporto presenta questi oggetti che si chiamano winglet al termine dell'estremità alare. Ecco, questi oggetti introdotti in qualche modo per disperdere questo vortice di estremità e ridurne gli effetti in termini di resistenza. Quindi senza la winglet avremmo queste strutture vorticose particolarmente intense, con l'introduzione di pinne di questo tipo qua. Abbiamo invece una diffusione dei vortici d'estremità e questo, diciamo, è importante sottolinearlo perché poi è sulla base di questo principio che andremo a introdurre la configurazione Pramplay. Ci sono poi altre forme anche di resistenza, come quelle legate alla generazione di onde d'urto e anche altre, ma non ne parliamo nel dettaglio in questo caso. La resistenza che nasce proprio da questo fenomeno di vorticità rilasciata nella scia prende il nome di resistenza indotta ed è quella sulla quale andiamo, come ho detto, a concentrarci per introdurre la configurazione definita Pramplay. Nel 1924 uno dei padri dell'aerodinamica moderna, Ludwig Brandt, introdusse questo sistema alare a box, che vedete qui rappresentato, definendolo il best wing system, il sistema alare migliore, ovvero quello in grado di ridurre la resistenza indotta. Che cosa osservò Brandt? Si sapeva già che se io ho un'ala, quindi la tipica, diciamo, situazione di un monoplano, cioè un aereo, che è provvisto di un'unica ala, e devo produrre portanza, devo pagare, diciamo, con una certa resistenza indotta. Se a quest'ala ne aggiungo un'altra, quindi realizzo un biplano, sempre senza variazione della portanza totale, quindi in qualche modo immagino che ogni ala contribuisca, ad esempio, per il 50%, la resistenza indotta che ottengo è minore di quella del caso precedente. Se reitero questo processo aggiungendo un'altra ala e quindi costruisco, diciamo, un triplano, sempre a parità di portanza, ho un'ulteriore resistenza indotta. Allora, quello che, diciamo, io potrei dedurre è che posso continuare ad aggiungere ali e avrò sempre dei benefici maggiori da questo punto di vista, fino ad arrivare teoricamente a un infinity plano, un aereo fatto appunto da infinite ali che sempre forniscono la stessa portanza iniziale, e a questo punto la resistenza indotta sparisce. Chiaramente passare dalla teoria alla pratica in questo caso è qualcosa di complicato, anche se qualcuno ci ha provato. Ecco, questo è un esempio che in realtà è anche precedente agli studi di Prandtl, dove qualcuno aveva provato a creare non un infinity plano, evidentemente, ma una sorta di aereo con circa 20 ali, qualcosa del genere, qualcosa di particolarmente complicato evidentemente da costruire e poi soprattutto da governare. E allora dove sta, diciamo, la cosa interessante dell'idea di Prandtl? È che il sistema box wing che lui introduce è aerodinamicamente equivalente a questo sistema infinity plano. Cosa vuol dire aerodinamicamente equivalente? Vuol dire che quando l'aria investe un sistema di tipo box wing, quello che succede all'aria stessa, alla sua scia, eccetera, eccetera, è analogo a quello che accade se noi teoricamente considerassimo un infinity plano. E allora questo, diciamo, cambia tutto, perché una struttura fatta in questa maniera qua è qualcosa probabilmente di realizzabile. Sono due ali come quelle di un biplano connesse all'estremità, quindi niente di fantascientifico probabilmente. La domanda è come si applica questa idea per
poi al disegno di un aeroplano vero e proprio. Nel corso degli anni in molti hanno cercato di dare una risposta. Questa è un'immagine trovata su internet dove ci sono vari tentativi, compresi anche quelli che riguardano gli studi condotti a Pisa, quindi basati sul plan plane. Vedete che le opzioni sono molteplici, molto dipende poi da qual è lo scopo del velivolo che vogliamo andare a realizzare. Facendo un po' una carrellata storica, diciamo che i primi che hanno provato in qualche modo ad applicare questo concetto del 1924 sono stati gli americani che negli anni 70 e negli anni 80 hanno portato avanti alcuni studi e hanno anche depositato dei brevetti. A Pisa, l'attività, diciamo, di applicazione di questo concetto ai velivoli nasce più o meno negli anni 90 ed è lì che nasce il plan plane. Quindi il plan plane altro non è che l'applicazione del concetto di boxwing al disegno di un velivolo che deve avere tutta una serie di caratteristiche. Deve poter essere controllabile, deve essere stabile, deve essere aerodinamicamente efficiente e poi deve essere un mezzo di trasporto, quindi deve poter essere poi integrato con tutti gli altri dispositivi tipici dei velivoli da trasporto. Nei decenni successivi ci sono stati vari progetti di ricerca che sono nati da queste idee. A Pisa abbiamo avuto nell'ultimo decennio tre progetti di ricerca importanti con target molto diversi e adesso vi parlerò un po' nel dettaglio di questi aspetti, ma in realtà questa cosa in qualche modo si è estesa a tutto il mondo, ecco, quindi anche in altri posti nel mondo sono stati condotti vari progetti di ricerca per studiare l'applicazione del boxwing a velivoli molto diversi tra loro. I progetti più importanti, appunto, che riguardano la nostra esperienza sono il progetto di INTOS, dove l'applicazione del boxwing è stata testata nell'ambito dei velivoli sportivi, definiti spesso ultraleggeri, comunque di posto, per poi passare a un progetto europeo chiamato Parsifal, dove il plan plane è stato studiato nell'ambito del trasporto passeggeri su medio corto raggio, quindi velivoli come quelli che spesso avrete visto negli aeroporti utilizzati dalla maggior parte delle compagnie aeree. E poi l'ultimo progetto invece per velivoli, questa volta a propulsione ibrido-elettrica, sempre con architettura plan plane, però per tratte più brevi, quelle che appunto prima ho definito regionali. Molto brevemente vi racconto che il progetto di INTOS ha visto una serie di attività molto interessanti, sia quelle di progettazione, appunto, di questo velivolo anfibio, ma anche delle attività sperimentali, sia in Galleria del Vento, che qui vedete rappresentata, sia in Vasca Navale, visto che parliamo di un velivolo idrovolante, era necessario anche andare a studiare il comportamento dello scafo durante, ad esempio, la manovra di decollo, e questo è stato fatto nella Vasca Navale del CNR di Roma, fino poi ad arrivare a dei modelli in scala pilotati radiocomandati che sono stati testati sia in acqua che in aria. E se siete curiosi, potete andare anche su YouTube a cercare un po' i video, fino ad arrivare alla fine alla costruzione di un prototipo in vera grandezza. Con questo progetto, diciamo che abbiamo raccolto tantissimi dati, abbiamo messo a punto anche i software che utilizziamo per le simulazioni, quindi vedete alcuni, sia quelli per l'analisi aerodinamica. Questo era il caso invece di una simulazione idrodinamica che è stata necessaria per mettere a punto anche le prove in vasca navale. E da lì quindi poi siamo passati agli altri progetti con un certo bagaglio culturale in termini di strumenti anche di analisi. Il caso del progetto Parsifal, che si è concluso l'anno scorso, è il caso forse più importante dal punto di vista del trasporto aereo. Quello che abbiamo dimostrato è che è possibile, con le stesse dimensioni degli aerei attuali, ingrandire la fusoliera, quindi allargandola in maniera tale che al posto dei soliti, diciamo, 6 posti a sedere, si possa arrivare ad 8 posti a sedere, e senza allungare la fusoliera o senza aumentare l'apertura alare, quindi che cosa vuol dire questo? Senza gravare ulteriormente sulle infrastrutture degli aeroporti, perché l'aereo appunto ha ingombri che sono analoghi a quelli di un aereo convenzionale, è possibile passare dagli attuali, diciamo, poco meno di 200 passeggeri a più di 300 passeggeri. E questo
è un beneficio che poi si riflette anche in termini di consumi, perché il consumo per singolo passeggero trasportato chiaramente si riduce. È quello che appunto abbiamo valutato, è una riduzione fino al 20% anche dell'anidride carbonica emessa in atmosfera, il che chiaramente si riflette automaticamente anche sull'impatto ambientale in termini di riscaldamento ambientale. L'ultimo progetto arrivato, sul quale stiamo ancora lavorando, invece, è l'applicazione di questo concetto di boxwing al mondo dei velivoli ibrido elettrici. In questo caso abbiamo appunto studiato in che modo si possa integrare la propulsione ibrido elettrica, e qui vedete un esempio, diciamo, di quella che potrebbe essere un'architettura con tante eliche che vengono propulse da motori elettrici installati su questa ala anteriore, e invece dei motori principali che sono ibridi, quindi hanno sia la parte termica che la parte elettrica. E questa architettura, combinata con il fatto che appunto il sistema boxwing consente di ridurre quella quota di resistenza di cui vi ho parlato, porta fino a una riduzione del 30% dell'anidride carbonica emessa per passeggero trasportato. Ed ha anche dei vantaggi perché permette di effettuare delle tratte breve, tipiche per velivoli di questo tipo, senza la necessità anche di una ricarica delle batterie, che sappiamo è uno dei limiti, ecco, fondamentali di questa tecnologia. Per concludere questa mia presentazione, prima di passare alle vostre domande, volevo fare un paio di osservazioni conclusive, ovvero, diciamo, trarre alcuni spunti che vengono dal passato. In questa slide vi faccio vedere un po' quella che è l'evoluzione dell'aviazione, delle scienze aeronautiche, a partire dal primo volo diciamo, che segna in qualche modo l'inizio del trasporto aereo, quello del Flyer dei fratelli Wright, dei quali probabilmente avete già sentito parlare, nel 1903. L'idea di Prandtl nasce nel 1924, quindi ci viene da chiederci: ma allora l'idea del Pramplane in qualche modo è un'idea vecchia di 100 anni? Ecco, diciamo che se prendiamo in qualche modo la durata dell'evoluzione delle scienze aeronautiche e del trasporto aereo e la confrontiamo con altre discipline, vediamo subito che l'aeronautica è una scienza particolarmente giovane, eccola qui, confrontata con altre scienze, col trasporto navale, ad esempio, ma anche col trasporto ferroviario. È evidente che è una storia, quella dello sviluppo aeronautico, che non è iniziata tanto tempo fa. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, come altre scienze, come ad esempio l'informatica o altre ancora più recenti, può avere avanti a sé ancora degli sviluppi molto interessanti. È chiaro che in questi 100 anni, 120 anni di sviluppo dell'aeronautica, i progressi sono stati enormi. Chiaramente, cioè, gli ultimi 100 anni non sono paragonabili con i primi 100 anni, ad esempio, dalla nascita del trasporto navale. È chiaro che viviamo in un mondo completamente diverso, dove le cose vanno molto velocemente, però è bene tenere presente questo aspetto qui: c'è ancora molto da scoprire, ecco, da questo punto di vista. Facciamo un attimo qualche flash sul passato, anche per capire meglio il futuro. Come è nata, diciamo, l'avventura aeronautica? I primi esperimenti iniziarono circa alla fine dell'Ottocento, dove personaggi come ad esempio Sir George Cayley iniziò a studiare degli oggetti simili a degli alianti, in realtà dei paracadute controllabili, e riuscì anche a fare qualche volo con discreto successo. Uno dei personaggi più importanti in questa storia, nella storia dello sviluppo dell'aeronautica, è sicuramente Otto Lilienthal. Lui era convinto che la prima cosa da fare fosse studiare il volo degli uccelli per comprendere in qualche modo i segreti dell'aerodinamica. E costruì delle macchine leonardesche, potremmo dire, per sperimentare anche le sue teorie. Grazie proprio a esperienze pionieristiche come queste, le conoscenze riguardanti l'aerodinamica crebbero notevolmente e furono poi lo spunto per i successivi sviluppi.
Da, diciamo, una parte abbiamo visto personaggi come Lilienthal, appunto, il quale sosteneva che bisognava, tra virgolette, saltare prima di volare, quindi capire innanzitutto prima quelli che fossero i principi dell'aerodinamica, mettere appunto le macchine in maniera tale che fossero ottimali sotto questo punto di vista. Dall'altra parte c'erano esperti invece che in qualche modo sostenevano che l'importante era avere la giusta potenza nei motori per poter volare, quindi magari l'aerodinamica poteva essere lasciata in secondo piano. E questa è una delle persone che appunto portò avanti progetti importanti da questo punto di vista, fu sicuramente Samuel Langley, il quale già alla fine dell'Ottocento stava facendo degli esperimenti su un velivolo chiamato Aerodrome e ricevette dei finanziamenti dal governo americano che era interessato a questa macchina. Progettò quindi dei modelli in scala, senza equipaggio, e li fece volare con successo. E affrontò poi la campagna, diciamo, di sperimentazione sul velivolo in vera grandezza, quindi con un pilota a bordo, e purtroppo fallì, diciamo, nei suoi tentativi l'ultima volta nel dicembre del 1903. E dopo questa esperienza negativa, il governo americano decise di non supportare più lo sviluppo del suo prototipo. Praticamente in contemporanea, negli stessi giorni, due costruttori di biciclette, i fratelli Wright, Orville e Wilbur Wright, sempre negli Stati Uniti, eseguirono sperimentazioni con degli alianti che avevano sviluppato in casa all'interno di una galleria del vento autocostruita. Quindi erano persone particolarmente capaci, particolarmente in gamba anche come costruttori, ma anche molto precise, tant'è che appunto portavano avanti attività sperimentali in galleria del vento, cosa che invece magari era stata più trascurata da Langley e da altri pionieri. Non solo, ma i fratelli Wright svilupparono anche un motore molto leggero e sufficientemente potente in collaborazione con dei meccanici, e la combinazione di questi elementi, diciamo, vantaggiosi evidentemente, quindi un'ottima conoscenza dell'aerodinamica più motori particolarmente efficienti, fecero sì che il Flyer potesse spiccare il suo primo volo e quindi concluderlo con successo sotto il completo controllo del pilota, quindi segnando il primo caso di volo umano controllato di un aereo a motore. Quindi la storia del trasporto aereo na nasce con questo episodio al quale ci si arriva grazie soprattutto a questo approccio multidisciplinare. Quindi le scienze aeronautiche sono scienze multidisciplinari e quello che è importante sottolineare è che è necessario assolutamente un approccio di questo tipo per portare avanti dei progetti così complessi. Un ultimo aspetto che mi piace sottolineare è che a partire dal flyer, i biplani in legno furono i principali attori fino circa a metà degli anni 30, poi furono però soppiantati da velivoli monoala come quelli che abbiamo tutt'oggi, questo grazie all'introduzione soprattutto delle leghe metalliche particolarmente leggere e in grado quindi di dare un buon compromesso, ecco, tra peso e prestazioni. Lo sviluppo degli aerei da quel punto in poi in qualche modo è stato proseguito in questo solco, quindi configurazioni di questo tipo sono andate avanti soprattutto perché spinte dall'interesse militare, dall'interesse bellico, quindi l'obiettivo era quello di andare più forte, di andare più in alto, di andare più veloci per essere superiori rispetto ai propri nemici. Le idee innovative, come ad esempio quella che fu proposta da Plante del 24, non ebbe un seguito. Idee come queste possono vedere la luce soltanto in presenza di condizioni che le rendano necessarie, che le valorizzino, diciamo così. Per cui dal boxwing possiamo passare al planplane o altre forme di implementazione. Poi sul futuro tutto dipenderà dal bilancio che ci sarà tra vedere le sfide e le opportunità, come ho detto all'inizio. Molto probabilmente, però, la sfida del trasporto a impatto zero, quindi dello sviluppo green, rappresenta molto probabilmente la più importante occasione di questi primi 100, 120 anni
storia dell'aeronautica per idee così innovativa, e quindi ci auguriamo di vederne delle belle per i decenni a venire. E voi sicuramente sarete protagonisti da questo punto di vista, ne sono certo. In conclusione, se volete approfondire, vi lascio alcuni link dei progetti che ho citato, e in particolare per quanto riguarda il progetto Parsifal, vi invito a andare sul sito per entrare anche all'interno dell'area virtuale dove abbiamo costruito una sorta di esposizione del velivolo che è stato progettato, e trovate anche molti altri dettagli sulle attività che sono state condotte. Inoltre abbiamo pagine anche sui vari social media, ad esempio sul canale YouTube trovate vari video delle sperimentazioni che sono state condotte. Io quindi ho concluso, vi ringrazio e sono a disposizione per le domande. Sì, allora, dunque mi chiedete quando potrà essere utilizzato comunemente per il trasporto un velivolo come il Pramplane. Diciamo che negli studi che abbiamo condotto è stato ipotizzato un orizzonte temporale di circa 15-20 anni, che è il tempo tipico che può essere richiesto per portare a termine la fase di progettazione, di sperimentazione e di certificazione. È chiaro che gli effetti della pandemia da questo punto di vista non giocano a favore, quindi c'è sempre un'incognita su quello che possa essere un ritardo, però i tempi tipici possono essere questi qui. La spinta, appunto, che nasce dalla necessità di abbattere le emissioni dell'aviazione sono in qualche modo compatibili con queste tempistiche. Abbiamo detto prima che l'obiettivo è di arrivare al 2050 con una importante riduzione delle emissioni di CO2, quindi più o meno l'arco temporale potrebbe essere questo. È chiaro che lo sforzo vero e proprio deve venire soprattutto dall'industria, da questo punto di vista. Noi abbiamo costruito una rete di collaborazioni sia con il mondo industriale che con il mondo della ricerca, che può dare un importante supporto, ma a un certo punto è l'attore industriale quello che può prendere in mano un progetto così innovativo e quindi trasformarlo poi in oggetti che sono in grado di volare in sicurezza, evidentemente. C'è poi un'altra domanda sulle navicelle Starship come possibili strumenti per il viaggio a lungo raggio. Sì, probabilmente è possibile. Ci sono in realtà anche delle alternative che richiamano un po' a velivoli come il Concorde, quindi velivoli in grado di volare a velocità supersoniche per viaggi di lungo raggio condotti in tempi molto brevi. Le Starship sono degli oggetti forse ancora più innovativi, ecco, rappresentano una sfida tecnologica ancora più grande, ma non vedo perché no. Benissimo, allora io ringrazio tutti quanti, tutti gli intervenuti, insomma, coloro che hanno voluto seguire questo seminario, e nuovamente, se volete approfondire, vi invito a visitare i siti dei progetti, di cui vi ho raccontato. Grazie a tutti e buon proseguimento.